amici, noi siamo uomini che stanno lottando per la legalità nel nostro paese. Noi non stiamo venendo qui a dire che facciano il governo Salvini, Di Maio, quello entra e quello esce, perché noi a queste cose ormai non crediamo più, perché è una sceneggiata ormai che si protrae da tanto tempo, da troppo tempo. Noi siamo venuti qui per parlare che è stata violata la legge e che quelli che stanno lì dentro sono tutti abusivi. Non possono stare lì dentro a fare Parlamento, a fare governo, perché sono stati eletti con il Rosatellum che è stato approvato da parlamentari non convalidati sulla base dell'articolo 66 della Costituzione. E io mi rivolgo qui ai miei colleghi in uniforme. Voi ragazzi non sapete il grave rischio che state correndo. Voi state tutelando persone che stanno lì dentro, che sono abusivi, carabinieri, poliziotti e magistrati che non intervengono. State attenti che noi abbiamo presentato le denunce. Se cambia il sistema politico, signori, qui ci sono fotografie che vi riprendono e un giorno sarete chiamati come mai non siete intervenuti. Perché la legge, cari amici, è uguale per tutti. Articolo 3 della Costituzione, la legge è uguale per tutti, anche per il capo dello Stato. Signori, quando questi signori sono stati eletti, dal 2006 sono abusivi, da 12 anni sono abusivi, e parlamentari, e carabinieri e poliziotti non intervengono, da 2 anni noi facciamo le denunce e non intervengono, è una vergogna. La legge è uguale per tutti, è scritto sopra la testa del Presidente del Tribunale, la legge è uguale per tutti, non è vero, è falso. Quei signori che stanno lì fanno i loro porci comodi, sapevano che il Rosatellum non era valido, si sono autoconvalidati sulla base di una legge che non esisteva più. Cari amici, la legge Porcellum non esisteva dal 2014. Quei signori si sono riuniti in Parlamento il 1 luglio del 2015, un anno dopo, che non esisteva più la legge perché dichiarata incostituzionale dalla Corte. Non potevano convalidarsi su quella legge. È un reato gravissimo. Noi gliel'abbiamo detto. L'abbiamo detto pure alla magistratura. Ma quando è che intervieni? Non si potevano convalidare, capiti? Quando noi abbiamo fatto ricorso al TAR Lazio, gli ha detto blocca le elezioni, perché il Rosatellum è nullo, è stato approvato da parlamentari non convalidati. Lo sapete come ha risposto il TAR Lazio? Non siamo competenti. Un magistrato che non fa il suo dovere, invece di dire avete torto, avete ragione, si è messo da parte, si è defilato. Che vergogna! Cari carabinieri e poliziotti, lo dovete sapere che il TAR Lazio si è defilato, non ha dato né torto né ragione a noi o a loro. È una vergogna. Come si può andare avanti con un TAR che si mette da parte? Abbiamo fatto ricorso alla Cassazione, perché il TAR, come ha detto, cari amici, noi non siamo competenti perché è materia elettorale e in materia elettorale interviene la giunta per le elezioni. No, ti sbagli. Ti stai sbagliando, noi non stiamo impugnando la materia elettorale, noi stiamo impugnando che tu ti stai convalidando su una legge inesistente. Una legge inesistente, stai violando un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato e i carabinieri e i poliziotti stanno a guardare. Ma che guarda? Ma che guardate a star lì? Ma voltatevi e guardate dall'altra parte, qui c'è il popolo sano, c'è la legge. Il popolo onesto, dall'altra parte ci sono i disonesti, voltatevi dall'altra parte. Ma mi meraviglio, dice il regolamento generale dell'arma, i carabinieri curano l'osservanza delle leggi. Lei maggiore che sta curando? Che sta curando, che sta parlando al cellulare? Apra le orecchie maggiore e si renda conto che questi hanno commesso un reato. Bene, abbiamo fatto le denunce alla procura. Alla fine non abbiamo visto nessuno, il 21 dicembre ci siamo presentati al Quirinale. Al Quirinale! E abbiamo detto a quelli del Quirinale,
siamo venuti qui per dichiarare in arresto Sergio Mattarella. Dite che è scappato. Dico, perché scappate? Sergio Mattarella non è il Presidente della Repubblica, è stato eletto da un Parlamento di non convalidati, per cui non è il Capo dello Stato. Bene, arrivano due persone e mi dicono, lei che cosa vuole? Vogliamo arrestare Sergio Mattarella? Era ovvio che io abbia chiesto a queste due persone, voi chi siete? Uno ha detto sono un funzionario del Quirinale senza darmi il nome, ho detto si tolga dei piedi perché io con gli sconosciuti non parlo, e lei chi è? Sono un colonnello dei Carabinieri, bene? Lei è un colonnello dei Carabinieri e allora mi faccia scendere Sergio Mattarella perché lo dobbiamo dichiarare in arresto. Bene, io mi sarei aspettato, cari poliziotti che state dietro le mie spalle, cari carabinieri, io mi sarei aspettato adesso il colonnello dei Carabinieri, ufficiale di polizia giudiziaria, arresta Pappalardo, arresta il capo dello Stato, arresta Pappalardo. Non mi hanno risposto, non è disponibile. E che dobbiamo giocare a calcio? Che non è disponibile per fare una partita di calcio? Ma che stiamo a scherzare? Cari carabinieri, aprite le orecchie, mi hanno risposto nel momento in cui dichiaravamo in arresto